Ciao a tutti, sono tornato a Padova. Voi direte dove eri andato? Avete ragione, perché il video in cui non sono a Padova non è ancora uscito ed è un video in cui parlo di una nuova macchina, o meglio un video di quelli in stile video d'oltreoceano in cui fanno la sfida, in cui scattano un rullino con una macchina pagata $5 al thrift shop. Ecco, è una roba simile che ho fatto con questa Pentax pagata appunto 5 euro, che ho prontamente ribattezzato Porco Cane, che non sia questo il suo vero nome in realtà, boh, chissà. Ad ogni modo, 3 video diversi, 3 location diverse, sono nel terzo set diverso appunto in 3 video. Magari cambierò anche nel prossimo, magari dedicherò una playlist a questa roba, tipo Christian cambia set per tutti i suoi video. Mi è arrivato questo pacco. All'interno c'è una nuova fotocamera, ma lo unboxerò a fine video, ovviamente. Allora, a breve arriveranno tanti nuovi video. Uno sicuramente sarà sulle pellicole Kent Miri Pan 400, delle pellicole pancromatiche in bianco e nero, quindi con tanta grana, hanno proprio quel feel analogico. Stesse pellicole che ho utilizzato per scattare il rullino appunto con la Pentax da 5 euro, e arriverà probabilmente un video backstage di un videoclip musicale che ho girato quando ero giù in Calabria, grazie a delle riprese fatte da alcuni amici, grazie appunto a qualche scatto che ho fatto io quella. Ho intenzione di acquistare dei filtri nei prossimi mesi, tipo quei filtri a basso contrasto, ad esempio i Tiffen, ma non prenderò i Tiffen perché costano davvero troppo. Credo che prenderò i Cineboom, o Cinebloom, una roba del genere, che servono sì innanzitutto ad abbassare il contrasto delle riprese in camera e a piallare un po' le luci, a fare un effetto, non è proprio un glow perché non è quella pallina attorno alle luci, ma proprio un effetto di diffusione, cioè appiattiscono le luci e conferiscono così all'immagine un effetto molto più cinematografico. Ecco, ho intenzione di prenderne uno, quindi a breve probabilmente arriverà il video anche di questa cosa. Oltre a questo, sempre in ambito cinematografico, diciamo, sempre in ambito di foto tendenti al cinema, ho intenzione di acquistare un pack di pellicole CyberSalz, che è un brand che riutilizza degli stock di Kodak, stock destinati al cinema, un po' come fa CineSteel, solo che a differenza di CineSteel, anziché venderti semplicemente il rullino che poi te lo sviluppi come meglio preferisci, loro ti forniscono un servizio di consegna rullino, gli ritorni il rullino, te lo sviluppano, ti mandano un negativo digitale della scansione, quindi un RAW elaborabile, tutto fatto col processo cinematografico, quindi queste immagini hanno davvero un aspetto molto tendente al cinematografico. Ho acquistato e letto un po' di roba in questi mesi e adesso vi do qualche consiglio. Vabbè, innanzitutto Wired, nuovo numero, sempre presente, ancora incartato, questo non l'ho letto, niente, sempre consigliato. Dovevo fare video inerenti all'ultimo numero, dovevo fare l'altro vlog che adesso è questo vlog, purtroppo per mancanza di tempo causa al solito lavoro, studio e quant'altro non ce l'ho fatta, però non escludo di ricollegarmi al cinema orientale in quanto mi sta appassionando parecchio. Magari potrei riprendere un articolo in seguito e parlare di cinema orientale in un video dedicato. Un libro che ho letto in questo periodo pre-natale, sotto natale, ecco, è Figure di Riccardo Falcinelli, stesso autore di Cromorama e di Critica portatile o portabile al visual design. È un teorico per quanto riguarda l'immagine, per quanto riguarda sì, il design, e in questo numero in particolare si analizza il funzionamento delle figure, ovvero non tanto l'aspetto storico, narrativo che hanno avuto le immagini nella storia dell'arte, nella pubblicità, nel cinema, ma quanto più l'aspetto costruttivo. E non si tratta semplicemente di composizione, di come è composta quell'immagine piuttosto che un'altra, si tratta proprio di perché qualcosa fa funzionare un'immagine e come la fa funzionare. Ad esempio mi è rimasto particolarmente impresso un capitolo in cui si parla dei puntatori. Vabbè, il titolo del capitolo è
la spinta degli alberi, comunque parlassi appunto di questi oggetti che inizialmente sembrano una quinta nel frame, hanno questo aspetto di tipo di creare profondità, ma non creano semplicemente profondità, ma guidano lo sguardo verso l'interno, verso l'oggetto desiderato, ecco, verso il soggetto desiderato. Sono stati tanto utilizzati nella storia dell'arte nel periodo dell'Ottocento e poi sono stati abusati in ambito cinematografico, appunto. Ad ogni modo, figure super consigliato, è pieno di immagini, tra l'altro scorre che è una meraviglia, sono 500 pagine circa, ma le leggerete in un batter d'occhio. Poi Falcinelli ha una scrittura che io trovo favolosa. Vi consiglio anche Cromorama nel caso in cui non lo conosceste. Altra cosa che vi consiglio, questo esce in edicola ed è una collana curata da Repubblica in collaborazione con National Geographic Italia. Si chiama I Visionari e dedica ogni mese un numero a un visionario, appunto, della fotografia. Terzo numero relativo a Henri Cartier-Bresson, primo era per Robert Capa, il secondo Helmut Newton, e costano 14 euro. Sembrerà tanto per un'uscita da edicola, in realtà per quanto sono curati questi libri e per quanto sono stampati bene, 14 euro per un libro fotografico sono davvero niente, e sono molto grandi, quindi le foto si vedono davvero davvero tanto tanto bene. Faccio vedere un esempio, spero che riuscite a vederle, adesso non vedo nulla in camera, quindi è davvero davvero apprezzabile. Oltre alle foto, anche i testi non sono banali, e poi ogni volume ha un commento, perciò ve li consiglio assolutamente. Ne è uscito un altro numero che ancora devo andare a recuperarmi e vabbè, sì, super consigliato. Solitamente snobbo un po' le uscite da edicola, ma in realtà questa volta hanno fatto davvero davvero un buon lavoro. Questo era quanto per i consigli. Un'altra cosa che mi sento di consigliarvi, che non siano libri o comunque roba inerente prettamente all'ambito fotografico, è di guardare il nuovo video di The Weeknd, Save Your Tears. Beh, è davvero bellissimo, c'è una enorme citazione a Kubrick, ad Eyes Wide Shut, e io credo ci sia anche un po' di David Lynch in tutto questo giro di citazioni, in tutta questa grossa messa in scena. Ed è un video che è davvero, secondo me, è già il video dell'anno 2021. Altro video bellissimo, sempre uscito in questi giorni, è quello di Lana Del Rey. Non mi ricordo il titolo. Beh, comunque l'ultimo video di Lana Del Rey, fatto dal team Brother, credo si dica Brother, gli stessi che hanno fatto vari video per Post Malone, altri della scena più trap che altro. Niente, altro bel video, molto onirico, molto davvero davvero bello. Passiamo all'unboxing. C'è una fotocamera dentro, ovviamente nuova. Incartata bene. Questo sacchetto non c'entra nulla con la macchina. Eccola qui. Con tanto di libretto, attenzione. Raro, molto raro. Eccola qui. È un Olympus AF1. È una compatta, una punta scatta. Qual è la particolarità di questa macchina? Monta una lente autofocus ad apertura f2.8. Diciamo che è una di quelle macchine che può giocare tranquillamente nello stesso campionato della famosissima Contax T2 o la Yashica T4, comunque tutta quella serie di macchine lì.
purtroppo non ho attualmente la possibilità di procurarmi una di quelle macchine, in quanto costano davvero davvero tanto, costano sopra i 3.000 euro. Questa non è esattamente la stessa macchina, non è lo stesso tipo di macchina. Quelle montano una lente F2.8 prodotta da Zeiss, che è tutto un altro discorso. Però questa compattina, spesso troppo sottovalutata, ha una lente davvero davvero favolosa e comunque si piazza più o meno lì fra le compatte. Nei prossimi giorni farò un po' di test e vi porterò un video dettagliato qui sul canale. Non resta che chiedervi di passare dal mio Instagram, anzi di seguirmi su Instagram, perché è lì che riesco a coinvolgervi e capire che tipo di video vorreste vedere, fare sondaggi e fare tanti contenuti del genere che ancora YouTube non mi dà la possibilità di fare qui su YouTube, in quanto ho ancora pochi iscritti. Oltretutto lì pubblico tutte le mie foto e niente, quindi se volete vedere anche le mie foto oltre che i miei contenuti video, passate da lì, seguitemi e niente. Seguitemi anche su TikTok, sto facendo una programmazione di qualche piccolo video anche per quella piattaforma. E niente, iscrivetevi al canale, ogni tanto commentate. Ciao!